Benvenuti a un nuovo appuntamento con le Top News. Consumi, l'anno peggiore dal dopoguerra, PD vinceremo e poi chiederemo a Monte di sostenere Bersani in Sicilia, i grillini si tagliano 8.000 euro dallo stipendio. 2012 anno peggiore dal dopoguerra per i consumi in Italia, quanto stima la Confcommercio, che parla di un calo del 2,9 rispetto al 2011. Migliora intanto, secondo l'Istat, il deficit pubblico, e questo grazie all'IMU. Nel terzo trimestre infatti è sceso all'1,8 del PIL. Puntiamo a vincere le elezioni e dopo chiederemo al centro e ai montiani di sostenere il governo Bersani, così il vice segretario del PD Enrico Letta. Intanto è polemica con i socialisti per le liste. Se non sono queste, ognuno per sé, dice Nencini, segretario del PSI. Replica Letta, patti rispettati. 15 deputati del Movimento 5 Stelle eletti all'Assemblea regionale siciliana hanno restituito metà dello stipendio da parlamentare, ben 8.000 euro. Abbiamo preso la decisione perché vogliamo riportare la moralità nella politica, dicono. Con i soldi creeranno un fondo specifico per il microcredito. Non si arrestano gli incendi che stanno divampando da giorni in Australia, centinaia i roghi scoppiati nel sud-est, non ci sono però né morti né feriti, grazie all'azione di 70.000 vigili del fuoco e 70 aerei che tengono sotto controllo la situazione. Ultime ore di tempo asciutto sul nostro paese, poi da domani torneranno le piogge e la neve sui 1.000 metri. Domenica il quadro meteo verrà sconvolto dall'arrivo di una nuova perturbazione proveniente dalla Siberia. Pallice verde per tutti grazie alla tecnologia senza fili, e mostra all'International CES 2013 di Las Vegas un nuovo dispositivo Wi-Fi. Consente infatti di tenere sotto controllo la crescita e i bisogni delle proprie creature in giardino o in terrazzo. Coppa Italia, la prima semifinalista è la Lazio, che ha battuto ieri sera il Catania 3-0. I biancocelesti affronteranno la vincente del big match Juve-Milan in programma questa sera.